Siamo in compagnia della dottoressa Claudia Dei, ingegnere e tecnico commerciale della Rubner House di Pontedera, in provincia di Pisa. Ben arrivata. Grazie, buongiorno. Siamo qui per rivolgere alla dottoressa Dei alcune domande. E la prima è, ci può descrivere la storia e l'evoluzione dell'azienda Rubner House e il posizionamento odierno sul mercato delle case di legno di questa azienda? Con molto piacere, io sono la consulente per la Costa Toscana, per Rubner House e faccio appunto parte di Rubner House, che siamo circa 300 collaboratori e realizziamo circa 250 case l'anno. Rubner House a sua volta fa parte del gruppo Rubner, un gruppo attivo nel settore del legno dal 1926, siamo infatti alla quarta generazione Rubner. Il mio capo diretto infatti è proprio Michael Rubner e il gruppo Rubner si occupa di tutta la filiera costruttiva del legno. Abbiamo foreste di proprietà nell'arco della Stiria, le nostre segherie dove questo legno viene lavorato e ci occupiamo di grandi strutture, progetti chiave in mano, abitazione, ma anche porte, portoncini e serramenti. Molto bene, grazie. E, mi sembra diciamo, una realtà che ha comunque una tradizione lontana nel tempo. La Rubner, il gruppo Rubner, quando ha visto la luce in Italia e dove si trova la sua sede, ha più sedi in Italia, più strutture produttive. Certo, allora tutto è iniziato nel 1926, proprio con una segheria alimentata ad acqua a Chiemes, nel cuore delle Dolomiti, fra Brunico e Bressanone, dove ancora oggi abbiamo la nostra sede principale. E da lì poi si è sviluppata nel 1964 proprio Rubner House, che si occupa principalmente di case unifamiliari. E ad oggi abbiamo già realizzato circa 25.000 case. Per quanto riguarda invece quella che è l'evoluzione, diciamo, del nostro percorso sul mercato, diciamo che siamo nati come produttore di case, ma oggi quello che offriamo non è soltanto un servizio di costruzione. Cerchiamo di offrire ai nostri clienti proprio uno spazio di vita curato a 360 gradi, andando a identificare tutti i vari step di costruzione di una casa, dall'aiuto nella ricerca del terreno edificabile, la consulenza tecnica e poi anche per tutto quello che è la parte di interni e arredi. E oggi come oggi quello che ci contraddistingue come leader di mercato è proprio la possibilità di offrire ai nostri clienti la più completa libertà di scelta. Quindi ogni spazio di vita che realizziamo è uno spazio costruito su misura per i nostri clienti. Quindi dal legno che utilizziamo e quindi dall'approccio sostenibile dei materiali che utilizziamo, abbiamo unito un altro elemento molto importante che è la precisione tedesca e lo stile italiano. Ecco, l'azienda appunto nasce in Alto Adige e ha un po' questa bivalenza, siamo veramente al confine. E quindi abbiamo sfruttato questo posizionamento geografico, ma anche questo posizionamento di forma mentis, ecco, dei miei colleghi altoatesini. Beh, mi sembra molto interessante questo connubio di precisione tedesca e stile italiano, cioè beh, un connubio sicuramente felice e sicuramente interessante. E, Certo. volevo chiederle una cosa. Allora, nelle zone tipicamente montane, insomma, le case di legno sono una tradizione che affondano veramente una radice nel tempo, anche nei tempi antichi, no? Però le altre zone del paese rispetto al legno, poi peraltro in questo momento io parlo proprio dall'interno di una casa di legno, come si può vedere la parete sul Esatto, mio sfondo, e questa una qui è bellissima locause. esattamente, e quindi questa è una casa Rubner costruita alla vostra azienda. Però esiste un pregiudizio nei confronti delle case di legno perché magari si può pensare, se poi bruciano,
Cioè, esiste certo. nella casa di legno un rischio di incendio maggiore rispetto al rischio che si corre nelle case tradizionali, no? Quelle fatte in muratura piuttosto che in cemento armato, in cemento. Assolutamente ferro, sì, ha detto bene, è proprio un pregiudizio in verità, perché partendo dal presupposto che ovviamente ogni casa che viene realizzata, sia che sia in cemento armato, che sia in muratura, sia che sia in legno, viene ovviamente dimensionata secondo la normativa, per cui deve resistere a quelle che sono le sollecitazioni antincendio. Quindi partendo da questo presupposto, in verità tra i vari sistemi costruttivi il legno è il sistema più sicuro, molto più sicuro della struttura in cemento armato, perché la stessa struttura, la stessa abitazione realizzata in legno o realizzata in cemento armato, se viene sottoposta a uno stesso incendio, nel caso del cemento armato si ha un collasso molto molto veloce, proprio perché l'acciaio all'interno dei ferri di armatura si dilata, rompendo completamente il cemento e dando un collasso immediato e fragile alla struttura. Una struttura in legno invece brucia in modo controllato, quindi 0,7 mm al minuto, senza avere una rottura fragile improvvisa. Questo vuol dire che, dimensionando la struttura adeguatamente, si ha una resistenza all'incendio per ore e ore, senza avere mai una improvvisa crollo della struttura. E quindi si tratta davvero di un pregiudizio. Quindi assolutamente sì. Ecco, la costruzione in legno ha queste caratteristiche, quindi c'è anche nel caso di scoppio di incendio la possibilità di controllarlo meglio. Esattamente. Oppure anche nel caso le costruzioni vengono proprio realizzate e studiate in modo tale da resistere sia per quanto riguarda la tenuta dei fumi, che per quanto riguarda la trasmissione del calore, che per quanto riguarda proprio la stabilità in caso di incendio. E tutto questo immagino che naturalmente sia certificato sia da studi che anche da certificazioni richieste, voglio dire, dalle norme urbanistiche. Assolutamente sì, i nostri valori sono certificati a livello europeo e seguono la norma UNI 1365, che è la norma proprio sulle prove di resistenza al fuoco per elementi portanti. Ho capito. Bene, parliamo adesso invece di un altro rischio che bisogna valutare quando si costruisce una casa, oppure anche quando si ristruttura una casa, quando si acquista una casa, che è il rischio sismico. Il rischio sismico naturalmente è un rischio da tenere in grande considerazione in Italia, perché da nord a sud quasi tutto il territorio nazionale è a rischio sismico di una certa levatura, e quasi tutto il territorio nazionale a rischio sismico medio e alto. Ecco, la costruzione in legno come si comporta rispetto al rischio sismico? Che tipo di soluzione rappresenta rispetto al rischio sismico? Beh, allora, qua invece il pregiudizio va detto che non c'è, credo che ormai sia universalmente noto che il legno è il sistema costruttivo ideale per le zone ad alta sismicità, proprio grazie al peso ridotto e alla duttilità degli elementi di collegamento. Infatti, quella che è la forza sismica è una forza proporzionale al peso della struttura. Avendo una struttura in legno un peso di circa 4 volte inferiore alla struttura in cemento armato e circa 3 volte inferiore rispetto alla muratura tradizionale, ne va di conseguenza che la forza sismica che agisce su una struttura in legno è anch'essa 4-3 volte inferiore rispetto alla forza esercitata su una struttura in muratura o in cemento armato. Inoltre, questo, oltre al peso ridotto, un altro elemento importantissimo è proprio la duttilità dei sistemi di collegamento. Quindi, essere duttile cosa vuol dire? Che in caso di azione sismica, la deformazione degli elementi di collegamento fa da elemento smorzante di quella che è la forza sismica. Quindi, oltre a essere notevolmente ridotta, viene anche smorzata proprio all'interno di questi elementi di collegamento, preservando completamente quella che è la parte di struttura e evitando danni da terremoto. E per spiegarvi meglio questo concetto, però, io avrei piacere di mostrarvi un paio di video
Dove si possono vedere? Un esperimento che abbiamo realizzato in collaborazione con varie università. Si è tenuto infatti a Lisbona nel 2012, in collaborazione sia con l'Università di Trento, che ha fatto da coordinatrice, sia con l'Università di Mino in Portogallo, che con l'Università di Graz in Austria. E praticamente abbiamo realizzato un edificio di 3 piani in legno. E con pianta 5x7, che è la dimensione massima testabile sulla pedana dell'università, e fondamentalmente questo edificio è stato sottoposto a un terremoto che non ha mai avuto un'intensità tale in Italia. È un terremoto di intensità 8.0 sulla scala Richter. Vabbè, Direi di molto un'intensità, importante, sperando di non aver mai una cosa del genere. ci mancherebbe, un'intensità altamente distruttiva. Se si verificasse una cosa del genere, penso che la quasi totalità dei fabbricati esistenti in Italia subirebbero come minimo dei danni notevoli. Assolutamente, assolutamente sì. Invece, questa struttura è stata sottoposta a 40 scosse di intensità sempre crescente senza riportare danni, senza arrivare al crollo. Per Bene, allora. arrivare alla rottura, che era, diciamo, l'obiettivo di questo esperimento, abbiamo dovuto togliere il 50% delle pareti resistenti al piano terra. Esatto. Addirittura. Beh, allora direi che è interessante andare a vedere questo video e poi magari lo commentiamo insieme. Bene. Esatto. Armato. Bene, sono delle immagini davvero, davvero impressionanti, quindi si nota l'elasticità di questa struttura. Mi corregga lei che è il tecnico in questo momento, con l'obiettivo di, in caso di evento sismico, di non far collassare la struttura, anche perché la cosa più importante proprio nel caso del terremoto è che appunto l'abitazione, la struttura, il tetto non ti cada sulla testa, perché è questo che crea poi dopo la perdita di vite Esattamente. umane e i ferimenti. Sono davvero Esatto. immagini impressionanti perché anche quelle viste dall'interno si nota proprio l'intensità della scossa. Si è visto subito quello scaffale caduto abbattendosi sul manichino. E quindi quello è una simulazione di una scossa sismica con un'intensità dell'ottavo grado della scala Richter, ho capito bene? Esattamente, Bene, esattamente. E si può vedere che la nostra struttura su 3 piani non ha subito danni. non ha subito danni, perfetto. Quando invece un evento del genere sulle strutture in muratura, se pensiamo per esempio all'edilizia degli anni 60, 70, quindi sono già strutture che hanno la loro età in più costruite con norme, cioè all'epoca le norme, negli anni 60 le norme antisismiche erano davvero rudimentali, no? E ci sono voluti, se non ricordo male, gli anni forse 70, già solo per fare i primi passi. E introdurre la norma che il tondino di ferro non fosse liscio, che fosse diciamo Esatto. zigrinato, come se Esatto, posso utilizzare esatto. questa espressione, per fare più presa con quello che è il legante con il calcestruzzo, insomma. Poi posso fare un'osservazione: se io ad esempio guardo l'intreccio, l'intelaiatura proprio delle travi, no? Della mia casa, quindi osservando il tetto che mi sta sulla testa, si vede proprio questo intreccio di travi che fanno proprio pensare che in caso di spinta sismica, a parte l'elasticità,
questi sono studiati e intrecciati, esatto, ad incastro in modo che appunto non ti cadano sulla testa, o perlomeno che possono dare la possibilità di fuggire all'aperto. No, assolutamente. Il sisma sono proprio una serie di azioni orizzontali, bidirezionali, e gli incastri che lei ha nella sua abitazione servono proprio per agire in contrasto ad azioni orizzontali, mentre la maggior parte delle sollecitazioni che agiscono sull'abitazione sono tendenzialmente verticali. Pensiamo al carico strutturale della casa stessa, ai pesi degli elementi che inseriamo, al carico neve, anche se probabilmente non è il vostro caso. Quindi è importantissimo dimensionare l'abitazione sia dal punto di vista dei carichi verticali che dei carichi orizzontali. Proprio per questo, uno dei primi elementi che noi richiediamo in ufficio tecnico per poter iniziare a calcolare la struttura dell'abitazione è la verifica geologica. Quindi andiamo a verificare il suolo su cui si appoggia la struttura stessa. Ho capito. Sì, questa è una cosa molto importante, anche perché lo studio del suolo determina poi dopo, in caso di terremoto, il tipo di sollecitazioni che avrà poi dopo la struttura, dico bene. Proprio l'accelerazione, come avevo accennato prima, la forza sismica è un peso per un'accelerazione, quindi una massa per un'accelerazione, mi scuso. La massa è proprio data dal tipo di struttura, quindi una massa più leggera, meno pesante come la struttura in legno, già da una forza sismica minore. L'altro è proprio l'accelerazione, che è l'accelerazione sismica. Ho capito. Una domanda un po' cattivella, ma le case di legno possono essere costruite solo fino a 2-3 livelli, cioè 2-3 piani, o si può andare anche oltre? E se si va oltre, quanto incide proprio su questa cosa importante che è il rischio sismico? Certo, allora assolutamente è possibilissimo andare oltre, e per risponderle le mostro un'immagine del nostro prossimo cantiere. E di questo cantiere si occupa il ramo Rubler Holzbau, quindi il ramo del gruppo che si occupa di grandi strutture, e fondamentalmente stiamo per costruire l'edificio più alto in legno della Germania. Sì, è una torre in legno di 18 piani. Una torre in legno di 18 piani? Esatto, che verrà realizzata ad Amburgo e che ospiterà sia sale espositive che amministrative, uffici e circa 180 appartamenti, quindi un edificio piuttosto importante, sono circa 20.000 metri quadri. 18 piani, non dico che siamo nel novero dei grattacieli, però già insomma di strutture esatto, molto alte, perché andiamo parecchi metri sopra. Questi 18 piani, solo il piano terra e il piano interrato sono realizzati in cemento armato, gli altri 16 piani sono tutti completamente in legno. Perfetto, questa struttura verrà appunto realizzata ad Amburgo, in partenza proprio adesso il cantiere, e le pareti esterne sono tutte realizzate in elementi prefabbricati. I soffitti sono realizzati in legno massiccio e fondamentalmente si ha proprio una struttura a torre. I pannelli strutturali sono in Ixlam, che appunto è un materiale altamente resistente dal punto di vista sismico, e sono state ovviamente garantite anche tutte le sicurezze del caso di un edificio del genere, compresa la protezione antincendio, la protezione rispetto all'umidità per il legno, la protezione rispetto a quelli che sono anche i raggi ultravioletti, perché come si può vedere dall'immagine abbiamo tantissime superfici vetrate, quindi si evita anche tutto quello che può essere il surriscaldamento di edifici con grande quantità di vetro. Fondamentalmente la costruzione, la realizzazione sarà un'occasione anche per far sperimentare a tantissime persone, perché appunto si parla di circa 180 unità abitative, il comfort di una casa in legno. Molto bene, veramente davvero interessante questa iniziativa. Quindi a breve lo vedremo anche realizzato. In questo momento
È stato fatto il progetto, quindi si è passate alla fase esecutiva, cioè il cantiere è stato già aperto oppure un qualche sì, cosa? Sì, il cantiere è proprio in fase di realizzazione. Molto bene, perfetto. Allora magari poi dopo faremo un aggiornamento quando questa struttura sarà realizzata, perché credo che per la vostra azienda sarà poi dopo un punto d'orgoglio aver realizzato una struttura del genere. Esattamente. Bene, adesso io vorrei passare ad un altro argomento, quindi anche ad un'altra domanda. Ci sono caratteristiche ambientali dove non è consigliato costruire o abitare in una casa di legno? Per esempio ambienti costieri marini, per esempio l'azione del sale, no? Si può essere nociva per la casa costruita in legno, oppure ambienti particolarmente umidi o particolarmente secchi, centri cittadini oppure altri luoghi con specificità dove non è consigliabile costruire o abitare in una casa di legno? Assolutamente no. In verità noi, essendo un'azienda con più di 50 anni di esperienza e avendo già costruito 25.000 case, abbiamo avuto la fortuna di sperimentare tutte queste situazioni. E, parlo anche dei miei casi personali, perché io, lavorando su quella che è la costa toscana, mi occupo in primis di questi dubbi, ecco. E rispondo molto facilmente invitando le persone a andare proprio a vedere i nostri stabilimenti balneari, che sono stati realizzati negli anni 70 e negli anni 80, che sono ad oggi in ottime, anzi perfette condizioni, nonostante appunto l'esposizione al salmastro. Ma la questione è che proprio il legno, in verità, si va a integrare con quello che è il contesto. La proprietà migliore, secondo me, del legno, anche più della resistenza agli incendi e anche più della resistenza al fuoco, che fondamentalmente sono dei dimensionamenti che possono essere fatti su tutte le strutture, ma quello che veramente, secondo me, contraddistingue una struttura in legno è proprio la traspirabilità della struttura. E è quello che poi dà il maggior comfort a chi vive all'interno della struttura. Quindi, che io vada a costruire una casa in un clima molto secco o in un clima molto umido, il legno ha proprio questa proprietà igroscopica, per cui si va a regolare su quella che è l'umidità dell'ambiente, dando sempre la sensazione di un'abitazione asciutta. E quindi io non ho mai formazione di muffe né umidità, e vado sempre a trovare un clima molto 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 confortevole, sia che mi trovi sul mare che ovviamente che mi trovi sulle Dolomiti. Questo lo posso assolutamente confermare, perché in una casa di legno non esiste proprio quel concetto di umidità, oppure in quelle giornate particolarmente umide all'esterno, quando c'è quel clima che proprio senti che l'umidità ti entra nelle ossa, in casa questa roba qui è qualcosa che proprio non esiste. Quindi c'è una sorta di termo, come se ci fosse un termoregolatore, in questo caso naturale, sia dell'umidità e sia poi dopo anche della temperatura. Però di questo ne parliamo un po' più approfonditamente fra poco. Io vorrei porre anche questa domanda: ma una casa di legno quanto dura? Cioè, se io oggi costruisco una casa di legno, posso sperare di consegnarla anche alle future generazioni quando non ci sarò più? Oppure ha una durata limitata nel tempo e poi dopo bisogna, non lo so, abbatterla per ricostruirla? No, assolutamente. Le strutture in legno sono paragonabilissime a qualsiasi altra struttura. Anzi, in realtà, proprio perché non hanno muffe, non hanno queste situazioni di umidità all'interno, hanno una durata di vita ancora più ampia di tante strutture che purtroppo tendono poi a marcire, ecco, a imputridirsi purtroppo. Quindi una casa in legno può assolutamente essere un bene e un valore per sempre per una famiglia. La cosa più bella, secondo me, da considerare è che non soltanto è un valore per sempre, ma è un valore in aumento, perché il valore economico di una casa in legno è sempre crescente, a differenza di quelle che sono a volte le strutture tradizionali. Sì, anche perché poi le strutture tradizionali hanno bisogno di, dopo un certo numero di anni, anche di manutenzione importanti. E a proposito di manutenzione,
Come si fa la manutenzione in una casa di legno e con quale periodicità e quali costi la anche, perché anche questo è importante. Tradizionale. Non ci sono assolutamente differenze di sorta. Io riporterei un esempio molto carino che ho seguito personalmente, ma di cui conosco il cantiere perché si trova qua a Pietrasanta, provincia di Lucca. E praticamente abbiamo fatto un ampliamento di una nostra abitazione degli anni 80, con anche delle modifiche interne. Quindi un vantaggio di chi sceglie una casa rubber, quindi una casa con una storicità, è anche proprio quella di poter sentire direttamente noi e il nostro servizio post vendita. Quindi qualora voleste spostare una parete, modificare una finestra, la sagoma, fare un ampliamento o una sopraelevazione, sono tutti casi che abbiamo già seguito e che ci capitano frequentemente. Abbiamo proprio all'interno della nostra azienda un reparto apposito di persone che vi seguiranno in questa fase. Ho capito bene, quindi in realtà la differenza con le tecniche costruttive tradizionali, chiamiamole così, perché poi le case in legno in realtà sono delle è la vera tecnica esatto. costruttiva tradizionale. Questo magari ce lo siamo dimenticati, perché nei tempi antichi il legno veniva utilizzato molto di più, anzi possiamo proprio definirlo una tecnica costruttiva tradizionale, naturalmente esatto. aggiornata con le norme, con la tecnologia e con l'ingegno attuale, no? Questo è pacifico. Però noto da quello che mi sta raccontando che poi in realtà scegliere se costruire con cemento, ferro, mattoni, chiamiamolo così, oppure costruire in legno, questo non pregiudica nessuna delle possibilità future, anche in termini di ampliamento, modifiche. Naturalmente poi ci si deve confrontare con le norme urbanistiche, quindi ci sono le cose che si possono fare e quelle che no, questo è pacifico, però in questa cornice non c'è una differenza sostanziale se fra la casa in cemento, mattoni e ferro piuttosto che con la casa di legno. È giusto quello che ho appena affermato? Anzi, in verità è un cantiere molto più pulito, molto più rapido, con tempi certi, costi certi e anche ovviamente una qualità poi dell'edificio che verrà realizzato completamente diversa. Ecco. Bene, parliamo adesso invece del comfort della casa di legno. E che differenza c'è, se esiste, no, in termini di comfort abitativo fra una casa costruita in ferro, cemento e mattoni rispetto ad una casa di legno? Abitare in una casa di legno è più salutare rispetto ad una casa in cemento, ferro, mattoni? È ininfluente oppure no? Assolutamente è molto più salutare. La salubrità è proprio uno dei nostri valori e fa proprio parte di quella che è la nostra filosofia aziendale. Noi utilizziamo solo materiali naturali, quindi legno, fibra di legno, sughero, ma non soltanto per una questione di risparmio energetico, proprio perché la struttura ecologica delle case in legno crea questa atmosfera abitativa interna di maggior comfort. Praticamente le pareti sono realizzate in modo tale da avere altissima efficienza energetica, ma anche massima qualità di vita e di comfort. Quindi non soltanto offrire una maggiore protezione sia contro il caldo, che è importantissimo, soprattutto nelle nostre zone, perché certo, anch'io in Toscana soffro più il problema del caldo, come voi, che il problema del freddo. Ma ha la possibilità di regalare un microclima piacevole, completamente regolato, e tutto questo è ovviamente testato e confermato da misurazioni che vengono fatte in continuo su quella che è la qualità dell'aria all'interno delle nostre abitazioni. E il certificato che ci permette di dare una garanzia su quello che è il microclima interno delle nostre abitazioni è la certificazione TÜV, che proprio va a verificare i composti volatili che sono all'interno delle abitazioni, perché purtroppo spesso sappiamo che in realizzazioni di altro tipo la qualità dell'aria è peggiore all'interno della casa che all'esterno. E questo è una,
È veramente assurdo a pensarci che possa esserci più sostanze inquinanti nella nostra casa dove dormiamo e passiamo molto tempo piuttosto che all'esterno dove ci sono delle fonti inquinanti importanti. Quindi assolutamente la salubrità delle case in legno è garantita sia appunto dall'assenza completa di muffe, dal microclima che permette di garantire sempre il massimo comfort e poi dall'utilizzo di materiali naturali che fanno sì che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dell'abitazione. Molto bene, questo posso testimoniarlo anche io in prima persona, quindi oltre ad un comfort abitativo superiore rispetto alle case costruite in ferro, cemento e mattoni, diciamo così, è anche più salutare, ci si sente meglio in una casa di legno, anche perché i tassi di umidità sono. Non sono alti e non sono neanche troppo bassi. È il giusto, è esattamente quel livello di umidità, che fa stare bene il corpo. Quindi non è soltanto una questione di comfort abitativo, ma anche di salute, perché, sappiamo bene quanto, ad esempio, lo sviluppo di muffe nelle abitazioni possa poi dopo, danneggiare la salute attraverso infezioni e tutta una serie di problemi che poi a lungo andare possono diventare cronici. Ora, però devo fare, la domanda forse più cattiva di questo nostro dialogo, e che è la seguente. Il legno è una risorsa rinnovabile, ok? Questo è pacifico perché le foreste ricrescono, ok? Ma se l'edilizia venisse convertita a legno, non si corre il rischio di andare a depauperare il patrimonio boschivo italiano oppure anche di un altro paese, di un'altra nazione, se il legno venisse importato massicciamente? Assolutamente sì. Perché è importante questo binomio che si deve equilibrare in modo corretto fra ecocompatibilità ed ecosostenibilità. Perché se noi naturalmente facciamo una casa di legno, però dobbiamo distruggere il bosco, allora dobbiamo valutare se diciamo, l'azione buona non causa poi dopo indirettamente un danno peggiore di quello che noi vorremmo Esatto, ripristinare. perché l'esperienza mi insegna che non è così banale fare una casa in legno sostenibile, perché purtroppo non tutte le aziende produttrici hanno delle certificazioni su quella che è appunto la provenienza del legno che utilizzano per le loro strutture e non vanno quindi a garantire che i boschi da cui hanno estratto quel legno siano gestiti in modo sostenibile. Rubler House invece ha proprio i boschi di proprietà, come vi dicevo all'inizio, essendo quindi la filiera completamente gestita da Rubner, si ha ovviamente tutta una serie di certificazioni, tra cui la certificazione PEFC, che è la certificazione più importante, che va proprio a garantire che i boschi siano gestiti in maniera sostenibile. Faccio ancora un ragionamento però riguardo a questo. Il legno è, come diceva lei, un materiale assolutamente ecocompatibile, perché nessun altro materiale da costruzione ha la possibilità di crescere nutrito dal sole e dalla pioggia, quindi sicuramente è un materiale naturale. Però è vero anche che se si facesse un ragionamento opposto, ok, non togliamo il legno dalla foresta, in realtà non si farebbe un bene alla foresta stessa. C'è proprio un equilibrio importantissimo che viene garantito da queste certificazioni, per cui per garantire la salute e la salubrità del bosco, alcuni alberi devono essere abbattuti. Quindi è proprio un ciclo completo che va curato, perché l'albero crescendo assorbe biossido di carbonio, quindi CO2, proprio tramite la fotosintesi che tutti conosciamo. Se l'albero continua a crescere, poi muore e marcisce, cosa succede? Che questa CO2 torna nuovamente nell'atmosfera, quindi nel ciclo di vita dell'albero, del bosco, la CO2 viene imprigionata e poi successivamente rilasciata.
In un bosco invece a gestione sostenibile, gli alberi vengono lasciati crescere prima che vengono poi tagliati prima che inizi il processo di degrado. In questo modo loro hanno accumulato e stoccato al loro interno il carbonio e si evita che questo carbonio torni nuovamente nell'atmosfera. Quindi si va proprio a garantire l'accumulo di questa CO2 e che questa non venga poi di nuovo rilasciata. E in questo modo si dà anche nuovo spazio per nuovi alberi che crescono, ne accumulano nuovamente e hanno ovviamente più luce, più spazio per crescere. È proprio un ciclo. Ed è da qui che poi il processo diventa, oltre che sostenibile, rinnovabile anche, perché poi dopo è un bosco che nel tempo si rinnova, è più efficiente, e poi i nuovi alberi rinnovano naturalmente questo ciclo virtuoso, chiamiamolo. Esatto. Chiamiamolo in questo modo, ma in realtà è effettivamente questo. Bene, questa qui era una domanda a cui tenevo molto, perché il bilanciamento fra ecocompatibilità ed ecosostenibilità è un qualche cosa di estremamente importante, perché per fare un esempio, noi oggi produciamo in Italia, ma in tanti paesi del mondo, tanta energia dal sole attraverso le celle fotovoltaiche. Però le celle fotovoltaiche non è un prodotto rinnovabile che si trova in natura e tutto il resto, è il frutto di un processo industriale che ha alle spalle l'estrazione di un minerale. Allora bisogna sempre bilanciare questo quadro. Adesso io non ho la risposta per questo, no? Perché ci sono poi anche dei problemi successivi come lo smaltimento. Esatto. Ancora oggi non esiste il problema dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici, perché durano, si pensa, anche più di 25 anni, quindi non abbiamo ancora un grande numero di impianti da sostituire, tale da produrre un problema di riciclaggio dei rifiuti piuttosto che di stoccaggio, di smaltimento. Però questo problema bisogna porlo, perché inevitabilmente negli anni a venire tutti questi impianti esauriranno il loro ciclo produttivo, quindi dovranno essere sostituiti magari da altri, e quindi questo genererà rifiuti che dovranno essere smaltiti correttamente. In più dobbiamo sempre valutare l'estrazione dei minerali che servono proprio per creare le famose celle fotovoltaiche e bilanciare bene, perché altrimenti si corre il rischio che magari in determinati paesi si produce tanta energia rinnovabile e si sprigiona meno CO2, però allo stesso tempo facciamo un danno magari in un altro paese, e quindi se non c'è questo giusto bilanciamento non ci troviamo bene. E lo stesso discorso che facevamo prima, no? Quindi il ciclo del legno è un ciclo che gestito bene, se governato bene, può essere un ciclo che diventa addirittura virtuoso per quanto riguarda la gestione dei boschi e delle foreste. E naturalmente tutto dipende sempre dalle aziende a cui ci si affida, perché come in tutte le cose ci possono essere aziende che lavorano correttamente e aziende che no. Anche dal punto di vista dei manufatti, no? Perché spesso magari fra i pregiudizi legati alle case di legno non c'è soltanto il famoso incendio, no? Ma c'è anche, diciamo, un pregiudizio forse un po' minore, ma che è abbastanza diffuso, che dire: vabbè, ma io non posso andare ad abitare nella capanna di zio Tom. Cioè, non è assolutamente così, ecco. Quindi chi magari immagina che la casa di legno... Ecco. Anche quella, quando mi capita. Ecco, appunto, chi magari può immaginare che la casa di legno possa essere, voglio dire, qualcosa di più simile ad una capanna? Assolutamente non è così. Per sfatare questo mito, io vi mostrerei qualche nostra referenza, se non è un problema. Assolutamente, molto volentieri.
Ho un breve video in cui abbiamo raccolto alcune delle nostre ultime realizzazioni in tutta Italia, così da lasciarvi con qualche immagine per, ecco, raccontare meglio con foto piuttosto che a parole quello che è le nostre, quelle che sono le nostre costruzioni, ecco. È giusto, allora guardiamo il video così lo commentiamo alla fine e poi un'ultimissima domanda e io sto approfittando del suo tempo e lei ce lo sta offrendo molto generosamente e di questo qui la ringrazio. Vediamo il video. Bello, bene, devo dire che sono delle realizzazioni di cui andare veramente orgogliosi perché cioè non siamo nel campo delle capanne di Zio Tom, ma queste sono delle strutture assolutamente proprio belle, belle, architettonicamente ben fatte, gradevolissime da vedere. E questo non è un aspetto da trascurare perché la qualità della vita è determinata anche dalla bellezza e dalla tranquillità del luogo in cui uno si trova, no? Assolutamente. Beh, è pacifico che abitare in una casa che ha dei problemi, questo abbassa la qualità della vita, no? Del vivere quotidiano. Però è importante anche l'ambiente circostante, oppure anche il quartiere, perché se io mi trovo ad abitare in un quartiere completamente fatiscente, è chiaro che anche la mia qualità della vita si abbassa, il mio morale si abbassa. Vivere invece in una struttura anche bella da questo punto di vista. Aiuta molto. Davvero complimenti. E questo si lega tantissimo all'ultima domanda che io vorrei porle, e che è una domanda anche importante, no? Allora, il costo di costruzione di una casa di legno, come si posiziona rispetto ai costi di costruzione con cemento, ferro, mattoni? Per dirla in modo spicciolo, è una roba da ricchi? Oppure, si può trovare spazio anche fra le persone comuni che decidono di costruire una casa. La costruirsi casa è, credo, il sogno della maggior parte di noi italiani. E costruirsi una casa con Rubner non è un sogno per pochi, perché offriamo la possibilità di realizzare la propria casa a tutti i nostri clienti. Io, come tutti i miei colleghi, consulenti tecnici e commerciali, abbiamo un approccio con i nostri clienti già dalla fase iniziale, in cui definiamo insieme ai nostri clienti quello che è anche la loro idea di spesa, quindi il budget che hanno, che vogliono mettere a disposizione di questo loro progetto. E andiamo di conseguenza ad agire in modo tale da rientrare in quello che è il loro budget. Diciamo che tendenzialmente il costo di una struttura in legno è paragonabilissimo a quello di una struttura in cemento armato o muratura. Ovviamente parlo a parità di prestazioni. Spesso mi capita che quando io porto un preventivo inizialmente, il mio possa sembrare un pochino più alto rispetto a un preventivo con altre tecnologie costruttive, ma il nostro prezzo è quello, non esiste l'inconveniente di cantiere, esiste un prezzo fisso per tutta quella che è la nostra parte di strutture, impianti e anche finiture che possono essere scelte già in fase iniziale. Quindi il prezzo rimane esattamente quello, cosa che purtroppo non avviene praticamente mai con altri tipi di costruzioni. Quindi a chiusura del viaggio, a chiusura del cantiere, io onestamente credo che costruire una casa in legno sia anche più conveniente. Bene, sono veramente contento di questo nostro dialogo e penso che saranno contenti anche le persone che ci ascolteranno. E nel contesto di questo workshop che sta parlando di ambiente, di ecocompatibilità, di ecosostenibilità, e naturalmente l'argomento case di legno.
e quella che potrebbe essere in futuro un'auspicabile conversione dell'edilizia verso appunto al legno, perché per tutte le ragioni che abbiamo spiegato, anche perché l'industria del cemento, del ferro, dei mattoni è un'industria pesante, energivora, che rilascia nell'ambiente non soltanto CO2, considerando che oggi il problema del cambiamento climatico è quello più urgente, ma rilascia anche tutta una serie di inquinanti che invece la filiera del legno per sua natura non ha. Non so se dico bene che la maggior parte dei macchinari, ad esempio, che vengono utilizzati per la lavorazione del legno, possono andare ad energia elettrica. E l'energia elettrica, certo, può essere prodotta in modo assolutamente sostenibile. E considerando poi il caso specifico vostro, ci troviamo, voglio dire, in una zona ricchissima di acqua, dove la produzione di energia idroelettrica è una produzione molto importante e che quindi rende la costruzione in legno ancora più sostenibile. Confermo assolutamente tutto ciò che ha detto. Bene, allora io non posso fare altro che ringraziarla davvero. Siamo stati in compagnia della dottoressa Claudia Day, che è ingegnere tecnico commerciale della Rubner House. Lei opera a Pontedera in provincia di Pisa. Grazie. Perfetto. Grazie mille e grazie a presto, tutti voi per l'attenzione. Vi auguro un buon proseguimento nel vostro workshop. Grazie mille. Buona giornata. Grazie.